Questa sera a Nos TV parleremo della Fiera dell'Alto Adriatico a Caorle, del mercato di Forte dei Marmi a Portogruaro e sarà con noi in studio Sergio Amurri che ci parlerà di estate violenta. Questo e molto altro a Nos TV. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Nos TV. Siamo stati oggi alla conferenza stampa di presentazione della 50ª edizione della Fiera dell'Alto Adriatico, che si svolgerà a Caorle dal 16 al 19 febbraio e a cui sarà dedicato ampio spazio nell'edizione odierna del TG. La manifestazione si caratterizza per la sua longevità come fiera fondamentale dedicata al mondo della ristorazione, accoglienza e ospitalità. Sono intervenuti ai nostri microfoni Raffaele Furlanis, presidente di Pala Expo Mar, e Marco Michielli, presidente di Federalberghi Veneto. Caorle si è posta come piazza d'incontro tra la produzione e il consumo. Da una parte la produzione in continua evoluzione nella ricerca tecnologica e tecnica e la possibilità di incontrare in così breve periodo di tempo invece l'altra parte che sono, non è soltanto una clientela ma sono i professionisti del settore della ristorazione e dell'accoglienza. Come poterla vedere in futuro? Beh, io direi riaffermando e ringraziando le ditte espositrici, ringraziando e riaffermando l'invito agli operatori ad essere presenti e a suggerire, a dare con il proprio contributo lo slancio sempre per continuare in questa iniziativa. I 50 anni indubbiamente sono un traguardo fondamentale, come ho già avuto modo di dire in conferenza stampa, sono il traguardo di una fiera che è nata nella piccola Caorle, si è unita con la fiera di Jesolo ed è riuscita a proseguire in sinergia perfetta fra le due imprenditorie e questo non può che farmi piacere. È una fiera che ha attraversato momenti di gloria, momenti durissimi, come gli ultimi 10 anni di profonda crisi globale finanziaria, ma di crisi anche del settore nostro, è riuscita a risorgere dalle ceneri ed è l'unica fiera, mi preme dirlo, del turismo che ha 50 anni di vita e da 50 anni è puntualmente ad ogni edizione presente. Considerate che la più importante fiera d'Italia era la Fiera di Genova, che purtroppo mi corre l'obbligo di dire, ma comunque è scomparsa. La Fiera di Milano, che era la seconda più importante, viene tenuta alternativamente un anno sì e un anno no, e quindi l'orgoglio di pensare che la Fiera di Caorle sia dove sia e lo sarà ancora per tanti anni, è un orgoglio che mi lascerete legittimo. La fiera vedrà partecipare 120 espositori con 350 marchi rappresentati e uno spazio di 1200 metri quadrati. Sentiamo ora cosa hanno dichiarato il sindaco di Caorle, Luciano Striuli, e l'assessore al turismo di Jesolo, Flavia Pastò. Il processo di unificazione che in questi giorni si è compiuto dei nostri albergatori è una tappa fondamentale, una tappa che io prima ho definito storica. Eravamo negli anni 80 quando c'è stata la frammentazione, gli albergatori di Caorle erano divisi sostanzialmente in due categorie e questa frammentazione è stata portata avanti fino ai nostri giorni sostanzialmente, però da molti anni, da alcuni anni, quelli che io ho definito i primi pionieri di questa nuova creatura Federalberghi Caorle hanno ripreso in mano la questione, hanno realizzato, portato a termine il processo di unificazione, perché l'amministrazione comunale plaude a questa iniziativa, a questo percorso, perché è fondamentale secondo me per la città di Caorle, che vive in prevalenza ormai di turismo, ha conservato le proprie tradizioni, le proprie origini nella pesca e in molte altre attività, però ormai si è evoluta sotto il sistema turistico. Avere un'unica categoria che porta un'unica voce e un'unica rappresentanza nei rapporti con tutti gli interlocutori, gli altri interlocutori e anche nei confronti dell'amministrazione comunale, che è partner fondamentale per il turismo, è per me una cosa essenziale. Qual è la ricetta della collaborazione tra Jesolo e Caorle per il buon funzionamento di questa iniziativa? Beh, sicuramente il fatto di lavorare insieme con un unico obiettivo, il fatto di pensare in grande, pensare cosa poter offrire di più ai nostri turisti e cercare di
di raggiungerlo insieme, quindi una stretta di mano, quindi un contatto più personale fa sì che chiunque decida di venire in fiera possa trovare quel calore che magari manca in tanti altri posti. Domenica 23 febbraio tornerà nel centro storico di Portogruaro per la terza annata consecutiva il mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi. Il consorzio è nato nel 2002 dall'unione di una selezione dei migliori banchi presenti nel più bel mercato d'Italia, con la felice intuizione di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali. Sui grandi banchi di vendita sarà possibile trovare una selezione dell'artigianato toscano e italiano di qualità, pelletteria di altissima fattura artigianale, borse e scarpe, cashmere, abbigliamento in generale, pelliceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijou e tessuti di arte fiorentina. È venuto a trovarci in studio Sergio Amurri, cofondatore del Circolo di Cinema Estate Violenta. Buonasera Sergio. Ci spieghi che cos'è Estate Violenta? Estate Violenta è un circolo di cinema portogruarese nato nel 2019 dall'incontro di 8 amici portogruaresi, tutti cinefili allo stato maniacale, ed Estate Violenta riprende alla grande la sua attività per il 2020 con alcune nuove fondamentali esperienze. Il calendario degli incontri e degli appuntamenti è quasi pronto e in questa sede parleremo a grandi linee di come comincerà l'anno solare, però sarà sempre possibile seguirci sui social, sul sito web come la pagina Facebook o il profilo Instagram, che sono la nostra vera comunicazione. In più i nostri tesserati ricevono anche una newsletter dedicata e quindi il nostro dialogo con loro è costante. Con i tesserati di Estate Violenta noi condividiamo la passione per il cinema, si tratta di un centinaio di persone di varia provenienza e collocazione sociale che l'anno scorso si sono accostate al circolo Estate Violenta, che adesso dovranno ritesserarsi. La tessera per noi è un vantaggio per chi si tessera, ma anche a noi ci aiuta, perché così possiamo organizzare ulteriori attività, ulteriori incontri fino al progetto del festival che abbiamo in mente per il 2021. Di festival avete parlato fin dall'inizio, non sarà facile in una realtà magari piccola come quella portogruarese, ma nel frattempo che cosa avete in mente? Nel frattempo stiamo siglando partnership per organizzare lavori, incontri, proiezioni a richiesta. Infatti Estate Violenta vanta numerosa, un'attività molto intensa di direzione artistica di eventi e in tal senso abbiamo già realizzato diversi esperimenti lo scorso anno. Mi viene in mente quello di in collaborazione col comune di San Michele al Tagliamento ed è andata bene. Quest'anno andiamo in cerca di novità naturalmente. E che cosa nello specifico? Nello specifico Estate Violenta invita tutta la cittadinanza a partecipare a un ciclo di 3 incontri serali dedicati ai Monty Python che si svolgeranno nell'Aula Magna del Liceo 25 aprile di Portogruaro. E come mai proprio i Monty Python? Perché questa scelta fatta da voi? Ma i Monty Python con il loro umorismo assurdo e all'apparenza privo di senso hanno cambiato il modo di pensare della gente. Sono stati un po' gli equivalenti dei Beatles, di quello che sono stati per la musica i Beatles nella Swing in London degli anni 60. E li abbiamo scelti perché pensiamo che anche chi non li conosce potrà capire quanto sia importante vedere le cose da un punto di vista diverso, straniante, saper sorridere anche di certi drammi e quindi imparare a sdrammatizzare in un certo senso, senza rinunciare alla cultura. La manifestazione si intitola The Bright Side of Life, il sottotitolo è I Monty Python e l'insensato senso della vita. Le serate sono, leggo, venerdì 21 febbraio, quando proietteremo Il Sacro Graal, venerdì 6 marzo con Brian di Nazareth e venerdì 20 marzo con Il Senso della Vita. L'appuntamento sarà sempre alle 20:15, le proiezioni cominceranno alle 20:30, vi aspettiamo.
Allora, vi aspettiamo e per noi un'ultima domanda. Lo scorso giugno al foyer della Magnolia al Teatro Russolo avete, diciamo, fatto la presentazione e avete parlato di un'interazione con le attività commerciali oltre che, diciamo, con gli aspetti del territorio. Avete in mente qualcosa di particolare? Sì, abbiamo in mente diverse idee, soprattutto a marzo dedicheremo una serata a un'attività del centro storico, la boutique Le Maschiette in Borgo San Nicolò. Sarà un'incursione nel corso della quale sarà possibile agli spettatori vivere un'esperienza cinematografica diversa, in luoghi inusuali e tutti da riscoprire. Si intitolerà Viaggio nel tempo, comincerà alle 20:30 di sabato 28 marzo 2020 e sarà incentrata sulla proiezione del film di Roman Polanski, Chinatown. Il più classico dei noir per la regia appunto di Roman Polanski con Jack Nicholson, con una memorabile Faye Dunaway, con John Huston che fa la parte del vecchio patriarca con gli scheletri nell'armadio, con la polizia corrotta e controllata dalla politica, con i quartieri etnici. Insomma, Chinatown è un classico del cinema con questo film, con le sue atmosfere torbide, con i suoi personaggi indimenticabili, pensiamo di proiettare un film da non perdere in un ambiente molto particolare, elegante, unico, come sono appunto Le Maschiette in Borgo San Nicolò a Portogruaro. Dopo in realtà abbiamo in programma anche una maratona di cinema e per l'estate una collaborazione molto interessante con notturni diversi, ma non vorrei svelare altro per il momento. Seguiteci sui social e sarete sempre informati sul nostro cammino durante il corso dell'anno. Bene, quindi grazie mille Sergio per averci presentato questo interessante circolo Estate Violenta, lo ricordiamo, e invitiamo tutti, insomma, a seguire appunto le pagine social del circolo e gli appuntamenti previsti. Grazie. Grazie mille e arrivederci. Prosegue il percorso per i genitori Educare e Crescere Insieme, terza edizione delle serate a sostegno della genitorialità, organizzato nell'ambito di Alleanza per la Famiglia dell'area portogruarese. Il prossimo incontro si terrà giovedì 13 febbraio alle ore 20:30 presso la sala consiliare del Palazzo Municipale della città di Portogruaro. Il titolo è Comprendere e gestire le emozioni dei bambini. Interverrà come relatrice la dottoressa Veronica De Monte, psicologa e psicoterapeuta di Cooperativa Sociale Italica. Questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordiamo che Nossi TV è disponibile su YouTube, Facebook, Instagram e su Il 13 TV, premendo il tasto 13 o 605 del vostro telecomando. Vi ringraziamo per averci seguiti. Arrivederci.